probabilmente siete abituati ai pedali per bici da strada quelli classici con la tacchetta a sgancio rapido ecco dimenticatevi perché con questi qui nella gravel non camminate quindi via questa scarpa non la buttiamo dovendo camminare nel gravel è importante avere una scarpa che abbia una suola che permetta di appoggiare a terra e anche di tenere sul fuoristrada come vedete, in questo caso è presente anche una tacchetta che permette di agganciarsi ai pedali SPD, la tipologia classica dei pedali per la mountain bike. Come possiamo vedere, il primo pedale di partenza può essere il modello flat, o, come in questo caso è un double fast, permette anche l'aggancio della tacchetta che abbiamo visto poc'anzi. Con questo tipo di pedale, in questa posizione qui, possiamo utilizzare delle scarpe normali e abituarci a pedalare senza problemi. Se vogliamo fare l'evoluzione di scarpe appunto ibride che hanno anche la tacchetta, possiamo utilizzare in questo caso un pedale più mountain bike o comunque doppio, come in questo caso. Il passo successivo possono essere dei pedali di questa tipologia qua. Come vedete, hanno sia l'aggancio per la tacchetta SPD, ma anche questi piccoli pin. Che possono essere in caso di consumo anche svitati con una piccola brugola, e permettono di appoggiare il piede quando non è agganciato oppure di utilizzare una scarpa ancora di tipo tradizionale. Come vedete, questo pedale qui offre un ampio spazio di appoggio. Andiamo avanti. Il pedale più adatto, ovviamente, al fuoristrada, è quello dedicato normalmente alla mountain bike. È un pedale di questa tipologia qua, dove è presente soltanto. L'aggancio per, per, la, per la tacchetta SPD, double fassa anche questo qui, così non c'è problema eh, sull'appoggio. Al momento dell'appoggio, il consiglio che vediamo cominciando con i pedali in genere, vedete qui c'è una piccola brugola di regolazione, c'è cioè un più e un meno, regola la molla di tensionamento della tacchetta, cioè vi dice. Vi dice beh, sovrintende la forza di sgancio del pedale. Conviene tenerlo all'inizio il più lento possibile così da, in caso di emergenza, sganciare rapidamente la scarpa. Uno dei problemi per chi si avvicina ai pedali a sgancio rapido è proprio il meccanismo di aggancio e anche la paura di rimanere agganciati in situazioni pericolose. Come vedete l'aggancio avviene in maniera molto semplice, basta appoggiare il piede, puntare la tacchetta ed è fatto, sentite il clic che vi dice che il pedale è già agganciato. A questo punto, come avviene lo sgancio? Lo sgancio ovviamente è un sistema di sicurezza per cui si sgancia in caso di caduta, ma per sganciarsi semplicemente basta ruotare il piede all'esterno e il piede è un'altra volta libero dal pedale. Attenzione a non tirare in su, ovviamente, perché in su il pedale viene, seguirebbe semplicemente la, la scarpa, il movimento del piede. Bisogna sganciare sempre verso l'esterno, mai verso l'interno perché si rischia di andare a sbattere con i raggi della ruota o sul telaio verso l'esterno il piede libero così bene dopo questa spiegazione veloce sui pedali per le nostre biciclette gravel eh, speriamo di avervi dato qualche cosa in più soprattutto per i principianti o per chi si avvicina a questo mondo affascinante noi partiamo a farci un giro attorno al lago di Varese mi raccomando eh, pedalate bene cercate di utilizzare i pedali a sgancio rapido perché sono quelli che dal punto di vista biomeccanico permettono di pedalare al meglio e di sfruttare al meglio le vostre forze io metto il casco Parto sulla mia gravel. Ciao a tutti e scriveteci. A presto.